Oggi parliamo di un argomento un po' insolito per l'IDL, cioè parliamo di calcio. Parlare di calcio è sempre d'attualità, anche se siamo a fine luglio, a maggior ragione quest'anno, che di solito fine luglio è il periodo in cui si parla di calciomercato, invece quest'anno siamo nel pieno della stagione, appena stato assegnato lo scudetto, c'è ancora la Champions League da assegnare. Ma oggi non credo che parleremo di chi è la favorita per la Champions League, oppure se Sarri è l'allenatore giusto per la Juve, o se Ibrahimovic resterà al Milan. Perlomeno cominceremo a parlare di altro, poi magari vedremo se arriveremo a parlare anche di questo. Lo spunto per questo webinar invece ci è dato dall'uscita di un libro che provo a mostrare, la copertina. Il libro si chiama Football, Trattato sulla libertà del calcio, ed è stato pubblicato da poche settimane, è uscito di recente, dall'editore di Macerata Liberi Libri. L'autore è Gian Cristiano Desiderio, che è giornalista, insegnante, studioso di Benedetto Croce, collaboratore del Corriere della Sera e autore anche di svariati saggi, tra cui alcuni pubblicati proprio da Liberi Libri. Insieme all'autore parleremo del libro con Cristian Rocca, che è direttore del quotidiano online L'Inchiesta, e con Marco Bassani, che è professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Milano. Non so se c'è da dichiarare anche l'appartenenza, quindi io l'aggiungo a Cristian Rocca, juventino, Marco Bassani, milanista. Il libro è interessante per tanti motivi. Aggiungiamo allora che se avessi invitato un interista io non avrei partecipato, quindi questo per completezza di informazione. Io non sono Sì, interista, quindi non c'è io sono un l'interista tra noi quattro. milanista anti-interista, no? Quelli Allora, dicevo appunto anti-juventino, che il però. libro è interessante per tanti motivi. Ne accenno solo qualcuno e poi dopo cedo subito la parola ai nostri relatori. Il primo e il più banale che piace all'IDL è perché nel sottotitolo si associa la libertà al calcio e il calcio alla libertà. Quindi questo è il primo motivo per cui il libro è interessante. Poi, aprendolo, si trovano tante citazioni davvero, davvero graziose. All'inizio di ogni capitolo, il libro è composto da 17 capitoli, più un prologo, un epilogo e anche una bella e approfondita bibliocalciografia. Ecco, ci sono tante veramente chicche, tante citazioni molto, molto piacevoli. Il libro parla del calcio sia come gioco, ma lo fa, diciamo così, prendendo seriamente la dimensione del gioco, e il libro parla anche del calcio come metafora della vita, oppure della vita come metafora del calcio, di questo poi ne parleremo. Inoltre è molto bello come è stato strutturato perché intreccia riflessioni, diciamo, di carattere filosofico con racconti, alcuni di taglio storico, altri invece ambientati ai nostri giorni, e quindi anche la lettura è molto piacevole. I motivi ce ne sono tanti altri e sicuramente emergeranno nel corso della nostra discussione. Io la farei iniziare la nostra discussione con una domanda all'autore, proprio per inquadrare meglio l'approccio utilizzato nel libro per parlare di calcio, perché nel prologo, che si intitola Il calcio come conoscenza, ecco, viene proprio dichiarato l'approccio. Quindi io chiedo subito all'autore in che senso è da intendersi il calcio come modello cognitivo. Allora, grazie per l'invitato, grazie per i tanti complimenti per il testo. Quello più importante è quello che riguarda la lettura, se il libro è piacevole o no nella lettura. Se un libro non è piacevole nella lettura, già a metà del suo scopo va a farsi benedire, quindi se un libro si fa leggere, questo già è un buon risultato. Il calcio qui viene preso in maniera giocosamente seria nel mio libro, il calcio, in maniera giocosamente seria, non in maniera totalmente seria perché sarebbe
quasi contraddittorio, però giocosamente seria, ricordando quello che diceva qualcuno, che ogni gioco in fondo va preso sul serio, no? Quando stai giocando e c'è qualcuno che non prende sul serio il gioco, è una sorta di guastafeste, no? È come se stai giocando, non so, a Monopoli, a Scopone, a qualunque cosa, e c'è qualcuno che non gioca e fa altro. È una sorta di guastafeste. Quindi il gioco di per sé è qualcosa che va preso sul serio, proprio se vuoi giocare. Proprio se vuoi giocare. Il gioco, nell'introduzione, come dire, dichiaro subito, metto subito le carte in tavola, no? E quindi dico il gioco come conoscenza, mirando subito a capovolgere quello che è forse veramente il più noto dei luoghi comuni sul calcio, e cioè che il calcio è una metafora della nostra esistenza, una metafora della nostra vita. Quindi è un'immagine, è un simbolo, è una forma, no? Tutte queste cose con cui si può intendere la parola metafora. Invece il calcio qui viene preso proprio come tale, cioè come calcio. Ecco perché il libro si chiama football. Perché nella parola football, che è comune all'inglese, al francese, al tedesco, anche allo spagnolo e anche all'italiano di Carlo Emilio Gadda e di Brera, il Folber, si mettono insieme il pallone, il piede e il calcio. La parola football c'è già tutto, racchiude già tutto. Cioè è il piede che gioca. È il piede che mette la palla in gioco, è il piede che in quanto gioca è anche pensante, cioè è obbligato anche a pensare in qualche modo il piede, proprio perché gioca, perché mette la palla in gioco. E allora qui il calcio viene preso proprio per quello che è, non un'immagine, ma proprio calcio giocato. E quindi potremmo ricordare quelli che sono i fondamentali del calcio, cioè il tiro, il colpo di testa, lo stop della palla, il dribbling, no? Se non che, anche se il libro vuole essere una sorta di elementi del gioco del calcio, questi elementi del gioco del calcio, ai quali ne potremmo aggiungere altri, potremmo aggiungere l'allenatore, la panchina, l'arbitro, questi vengono quasi dati per scontati. E anche se c'è una parte, un capitolo che riguarda il regolamento del gioco del calcio, che viene confezionato alla metà dell'Ottocento in Inghilterra e poi ogni anno viene un poco rinfrescato, un poco aggiornato e ultimamente anche notevolmente rovinato, però questi elementi del gioco del calcio nel libro vengono dati per scontati e ci si rifà invece a quelli che sono le due regole fondamentali del gioco del calcio, che vengono espresse in maniera del tutto naturale da Johan Cruyff, sia nel suo libro La mia rivoluzione, ma anche in altri suoi interventi che aveva già fatto in alcune interviste, quando dice il gioco del calcio è saper ricevere la palla e saper passare la palla. Riceverla, quindi controllarla, e poi abbandonarla. E quindi le due regole fondamentali del gioco del calcio diventano il controllo e l'abbandono. Credo che voi abbiate tutti quanti esperienza del campo di calcio, credo. E allora chiunque abbia un minimo di esperienza del gioco del calcio sa che la prima regola fondamentale è quella lì.
cioè la palla la devi saper controllare. Se non sai controllare la palla, se non sei il padrone relativo, poi si vedrà perché, della palla, se non la sai dominare, se non la sai signoreggiare la palla, non puoi giocare a pallone. Non ci sono santi in questo. Non puoi stare in campo. I più grandi giocatori sono quelli che controllano la palla senza farsi controllare dalla palla. Perché ci sono anche giocatori che si fanno controllare dal pallone e te ne accorgi quando sono talmente imbarazzati che cedono la palla in maniera così quasi... se ne liberano più che altro, più che cedere la palla. Poi ci sono addirittura quelli lì che sono al di sopra della media dei grandi giocatori che riescono a controllare il pallone anche quando non ce l'hanno tra i piedi, per esempio. Uno di questi era Falcao, riusciva a controllare la palla non avendo la palla. Però il controllo del pallone è soltanto la prima regola, perché è una regola che non è finalizzata a se stessa. Se la prima regola fosse finalizzata a se stessa, il gioco del calcio potrebbe essere palla avvelenata, ma non sarebbe il gioco del calcio. Invece quella prima regola è finalizzata ad altro, ossia a mettere la palla in gioco e quindi ad abbandonare la palla, a lasciare la palla, a fare in modo che la palla passi ad altri. E in questo passare ad altri, naturalmente, ci si assume il rischio che la palla cada nelle mani, cioè nei piedi dell'avversario, che a sua volta poi è l'altro giocatore. In questa dialettica di controllo e abbandono, che noi separiamo, distinguiamo solo per ragioni di carattere didattico, potremmo dire, cioè per spiegare, per analizzare, ma che nel gioco del calcio vanno prese insieme, controllo e abbandono. Se noi vediamo queste due regole e le trasportiamo dal campo di gioco al campo della vita, beh, ci rendiamo conto che queste due regole non mutano di nulla, non mutano veramente di nulla. Nella vita abbiamo bisogno di controllare l'esistenza. Forse negli ultimi tempi l'abbiamo controllata anche fin troppo. Abbiamo bisogno di un controllo che avviene su di noi, ma anche sugli altri. Saper stare al mondo significa saper controllare relativamente l'esistenza. E nel controllo ci puoi mettere quello che vuoi. Ci puoi mettere la filosofia, la scienza, la religione, la politica. È controllo. È controllo. Si controlla l'esistenza. Ma quella regola non è però finalizzata a se stessa, proprio come nel calcio. Se fosse finalizzata a se stesso, il modo migliore di vivere sarebbe l'ospedale, sarebbe la caserma, sarebbe una gran bella dittatura. E invece quella regola è destinata a mettere poi cosa? La palla in gioco, cioè cosa? La vita in gioco, ad abbandonare la vita. Ognuno di noi aspira, in fondo, ad abbandonarsi alla vita. Le cose migliori della nostra esistenza risiedono proprio lì, in quel luogo, nel luogo cioè dell'abbandono. E allora in questo senso, rispondo alla tua domanda per non farla troppo lunga, in questo senso allora il calcio ci fornisce non una metafora della vita, come dice Sartre, e poi dopo di lui tanti altri che dicono delle cose, ma ci fornisce invece qualche cosa di più. Ci fornisce cioè un modello cognitivo in cui il soggetto che gioca, che è in gioco, non è il padrone assoluto della palla, non è il padrone assoluto del gioco, non c'è una identificazione totale, non ci può essere, tra il giocatore e il gioco, tra il giocatore e il pallone, perché se ciò accadesse,
non si potrebbe più giocare. Ecco perché il calcio, che è a tutti gli effetti un gioco plurale o pluralistico, ci fornisce un modello cognitivo e mette in fuorigioco, nella nostra cultura moderna, quella che è la tentazione costante di tutte le forme di conoscenza e dunque di controllo, cioè quelle di ritenere che ci sia bisogno di un controllo totale della nostra vita per poter esprimere libertà. Laddove invece, se questo accadesse, la libertà verrebbe meno, verrebbe ad essere negata. Proprio come accade nel gioco del calcio, che se qualcuno ritiene di essere il padrone del pallone, non si può più giocare, non c'è più gioco, non c'è più gioco. Cioè il delirio di onnipotenza crea dei demoni nella nostra vita, nella nostra vita civile. Questo, quando si trasferisce nel gioco del calcio, immediatamente il calcio reagisce e mette in fuori gioco chi ritiene di essere il padrone del pallone. Non a caso, i totalitarismi che nel Novecento, ahimè, hanno vinto per certi versi su tante altre, diciamo, scuole di pensiero, hanno vinto per un certo periodo, quando si sono impadroniti del pallone, hanno perso, perché il pallone si è sottratto alla loro presa. Questo accade perché il gioco non ha padroni e l'esperienza giocosa fa sì che si possa ridefinire, diciamo così, si possa ridefinire il concetto stesso di essere, che nella storia del pensiero, nella storia della nostra civiltà, si presta con grande facilità ad essere eccessivamente controllato e manipolato. Quando questo accade con l'esperienza del gioco, il gioco, che è molto più intelligente di qualsiasi tentativo di manipolare, di totalizzarlo, si svincola, si ritira, cioè mette in fuori gioco il suo padrone. Ecco perché quello che diceva Bill Shankly, il mitico allenatore del Liverpool, quando diceva: io non sono, con grande ironia, io non sono d'accordo con coloro che dicono che nel calcio è in gioco la vita e la morte. Nel calcio c'è in gioco qualcosa di molto più importante della vita e della morte. Aveva ragione. C'è in gioco la stessa libertà, cioè la dignità stessa dell'uomo, del giocatore. Non so se ho risposto alla tua domanda, mi fermerei qua. Hai risposto e hai già introdotto l'intervento di Bassani, perché hai parlato a più riprese della libertà, che insomma è un tema centrale del tuo libro, e io proprio su questo volevo sollecitare Marco, perché nel libro appunto parli dell'uso strumentale che è stato fatto del calcio da parte dei regimi dittatoriali, parli del calcio come antitetico rispetto alla mentalità totalitaria, cioè la mentalità totalitaria è una mentalità pianificatrice, mentre il calcio è il regno dell'imprevedibile. Oppure fai anche dei casi concreti, quando parli appunto dell'uso politico che è stato fatto del calcio durante una partita delle qualificazioni degli europei 2020, quando la nazionale turca di calcio ha dedicato la vittoria ai soldati che erano alle prese con un'operazione bellica in Siria. Quindi insomma, nel libro viene sviscerato da tanti punti di vista questo aspetto. Quindi su questo volevo cedere la parola a Bassani. Sì, no, il libro è molto interessante, è scritto, poi il nome dell'autore è molto bello, Gian Cristiano, viene voglia di leggerlo già il nome dell'autore, e poi c'è anche da dire che si legge molto bene, quindi complimenti. La visione che lui ci ha anche delineato, una visione di tipo hayekiano del calcio, cioè un ordine senza piano. Noi ci muoviamo, cerchiamo di fare delle cose, si crea un ordine
un ordine tale che però non è razionalità pura ed è giusto, effettivamente lui parlava di un calcio senza padroni. Quando dice no, non c'è il padrone della palla, non so se vi ricordate da bambino, quello che porta la palla, il padrone della palla è quello che gioca peggio a calcio, quello che altrimenti non sarebbe neanche scelto al campetto di calcio per giocare, no? Quindi cerca attraverso l'acquisto di un bel pallone di cuoio, un tango, nei miei anni giovanili, di farsi scegliere e di poter giocare. Io ho coltivato poi questa passione per il calcio, l'ho trasmessa un po' anche ai miei figli, non solo un po'. Ho sempre detto che il calcio è la cosa più importante fra le cose meno importanti, ma forse bisogna dire che è la cosa più importante e basta. Il mio rapporto molto... Qui chiaramente l'autore cita una serie di intellettuali, anche di grandissimo spessore, che hanno parlato di calcio. In generale, diciamo, l'uomo di cultura media odia il calcio in Italia, anzi gli dà quasi fastidio. Recentemente, però un vecchietto a cui chiedevo a Milano se mi passava la Gazzetta dello Sport, si è girato verso di me e mi ha detto: non vuole per caso il Corriere? Io ho detto: no, guardi, gli ideogrammi non li so leggere, mi dia la Gazzetta, che almeno è scritta in italiano. E allora questa persona sostanzialmente mi dà dell'ignorante, perché gli ho chiesto se mi passava un giornale di carattere calcistico. Gli intellettuali in realtà disprezzano per lo più il calcio, anche se c'è un'ampia, sta aumentando enormemente la bibliografia intelligente intorno al calcio, come vediamo noi. Se io per esempio parlo con un collega, uno studioso, non dico sono milanista, dico una nevrosi milanista, e allora mi compatiscono e mi capiscono un po', allora sorridono, dice: beh, poverino, insomma, come se non riuscissi a smettere di fumare, che ne so, di bere, di drogarmi o di altre cose. Poi una parte non indifferente di questo libro in realtà parla delle regole. Le regole del calcio sono cambiate enormemente. Tutti quelli che hanno la mia età hanno visto dei mutamenti enormi, l'era dei tre punti in un periodo, no? Quindi la vittoria è diventata importantissima, naturalmente il pareggio non conta nulla. Il calcio, insieme secondo me forse anche alla pallacanestro, è uno dei pochi giochi che si può guardare anzi anche senza conoscere tutte le regole. Mentre ad esempio i classici baseball e il football americano, o conosci le regole o non guardi nulla. Sarebbe come guardare una partita di scacchi senza conoscere le regole, non si vede assolutamente nulla. Ricordo una signora con cui da bambino portavamo insieme i ragazzi a giocare, poi era una molto interista, per cui litigavamo quasi sempre, e a un certo punto mi sono accorto che non conoscevo una delle regole fondamentali del calcio, vale a dire che il centrocampo esiste fuori gioco. E mi sono chiesto: ma questa donna ha guardato calcio per 20 anni in maniera tra l'appassionato, ma malamente appassionato, già che era interista, tuttavia, e non conosce una regola fondamentale che rende l'azione pericolosa o meno a seconda. E quindi cosa guarda una persona che non conosce le regole? Una persona che non conosce le regole del calcio in realtà guarda ancora molto. Guarda dei giocatori e guarda e cerca, e può anche comprendere una serie di schemi. Quelli che noi chiamiamo gli schemi, lui cita spesso, Gian Cristiano cita più volte Nereo Rocco, dice: come giochiamo con Cudicini in porta e tutti gli altri fuori? E questa sua sottovalutazione degli schemi, francamente, era molto intelligente, proprio perché l'ossessione degli schemi è tipica, ad esempio, di un allenatore quale Sacchi, che ha avuto fra le mani la squadra, credo più famosa, la squadra di club più famosa, altre squadre nazionali come il Brasile sono state ancora più famose, ancora più forti. Tuttavia, se uno lo sente parlare, dice delle cose sul calcio che sono di una banalità incredibile da quasi 35 anni, no? E ripete costantemente le stesse cose, vale a dire che è un gioco di squadra. E Van Basten diceva: sì, va bene, però datemi la palla che poi io il segno. E spesso gli chiedeva anche Van Basten: di preciso dov'è che le hai imparate tutte queste cose? Perché, come si sa, Sacchi non aveva mai giocato ad altissimi livelli. Anche qui lui, il Gian Domenico, fa capire, scrive con chiarezza che il calcio totale è un delirio metafisico. È un delirio metafisico perché nel calcio ognuno è molto preciso. Non esiste il giocatore perfetto, anche questo è molto bello. Anche quando ci sembra che vi sia qualche cosa di perfetto, non vi è la perfezione, il fisico. Il fisico non garantisce nulla.
vi sono stati dei giocatori che hanno uno strapotere fisico credibile, pensiamo a Ibrahimovic, ma anche naturalmente a Cristiano Ronaldo, poi però c'è Maradona, Garrincha, 6 centimetri in meno da una gamba, cose assolutamente incredibili. I giocatori non sono il gioco, un altro concetto francamente molto corretto. Partiranno al gioco, in nessun momento lo rappresentano interamente. Il cuore di tutto è questa citazione di Freud, quando dice il calcio significa ricevere la palla e darla via, passarla, quello che lui poi chiama abbandono. Devi saperla controllare e poi la devi sapere abbandonare nel modo migliore, naturalmente. Cioè, io ricordo un giocatore che era famoso negli anni '80, che era una sorta di regista della Roma, che chiamavano Er Principe. La cosa che faceva costantemente era toccare bene la palla e darla al compagno più vicino. Non gli ho mai visto fare null'altro, contrariamente a Falcao. Ricordo anche di Cruyff un bellissimo film, che era un documentario. Mio padre non era un fanatico di calcio, tutt'altro, però non gli dispiaceva e mi portò a vederlo da bambino. Si intitolava Il profeta del gol e faceva vedere questo giocatore europeo che era di gran lunga il più forte di quegli anni, appunto Cruyff. Mi ricordo che Mazzola, intervistato all'interno di questo film, Il profeta del gol, disse che non invidiava nulla a Cruyff. Ci sembrò a noi un atto veramente particolare di hubris calcistica. Dal punto di vista, diciamo, catenaccio non si può più dire, però una delle interviste più divertenti del calcio sono stati 30 secondi a una signora giapponese ai mondiali del 1990, secondo me, ma perché sta guardando la partita dell'Italia? E questa le ha detto in inglese, ovviamente, ha detto: sono molto interessata al catenaccio strategy. E quindi era una cosa veramente assolutamente surreale. Le cose che odio del calcio sono, per una persona come me che va sempre anche allo stadio, sono i tifosi che negano le loro stesse parole. Per esempio, all'inizio di quest'anno, Milan di Giampaolo le persone con cui vado a vedere la partita direbbero: abbiamo fatto male a criticare Gattuso lo scorso anno. E tutti dicevano: tu lo criticavi, io no. Sembravano veramente delle scene, negavano invece di avere detto tutto ciò. Ecco, da parte di un tifoso mi aspetto l'assoluta onestà e poter tornare indietro su quelli che sono i propri giudizi. Il calcio libero, l'antitotalitarismo autentico che esiste nel calcio. Anche questo effettivamente è una cosa che secondo me è molto corretta, che ci racconta Gian Cristiano. Perché? Se pensiamo a tutti i momenti in cui hanno vinto i totalitarismi, a tutti i progetti, a tutto ciò che hanno lanciato in quello che comunque anche negli anni 30 era lo sport più popolare, in effetti si rimane una sola vittoria di un paese autenticamente totalitario, ossia l'Unione Sovietica, che è l'europeo del 1960 contro la Jugoslavia. La Jugoslavia che in quel momento poi era particolarmente, c'era stata da tempo naturalmente lo strappo all'interno del mondo comunista, quindi era un paese non allineato. Tuttavia si ricorda una sola cosa che possa essere considerata una vittoria dei totalitarismi dal punto di vista calcistico. Poi ci sono molte storie carine, le squadre che scompaiono, la Corea del Nord, eccetera. Ci sono dei momenti, gli intellettuali non lo sanno, ma quando ascoltano, gli intellettuali non ascoltano le canzoni del Club Dogo ovviamente, ma qualora dovessero ascoltare delle canzoni del Club Dogo, quando sentono dire ricordo il genio che scavalca Zubizarreta, noi tutti sappiamo di cosa sta parlando naturalmente Jake La Furia, ma loro non ne hanno la più pallida idea. E secondo me si perdono una parte non irrilevante di cultura popolare. Maradona, quegli ultimi passi del 1986 che l'hanno portato a fare questo che è stato un gol fantastico, che poi ricorda un gol degli anni 30 di un famosissimo austriaco ebreo che probabilmente era il più importante, più famoso e forte giocatore degli anni 30 insieme a Meazza. Quindi il calcio è libero, direi, il calcio è un prodotto dei pensieri umani, delle azioni umane, ma non è un prodotto di un piano, di una mentalità razionale che riesce ad arrivare a tutto ciò. Naturalmente il rapporto col calcio
e gli errori, diciamo, nel calcio gli errori si pagano cari perché arriva un gol. Secondo me c'è una sottovalutazione del momento del gol, almeno nell'ultimo capitolo, che sarei pronto a criticare fino in fondo. Il gol è tutto. Vincere, come dicevo da bambino ai giardinetti quando giocavamo con i bambini e le mamme comuniste si arrabbiavano, io dicevo ai bambini: ragazzi, ricordate che vincere non è la cosa più importante, è l'unica cosa. E non capivano che stavo scherzando semplicemente con i bambini. Però, diciamo, rispetto agli scacchi, ad esempio, se voi guardate le aperture degli scacchi, non esiste quasi nessuna apertura sbagliata che non sia una sorta di gambetto rovesciato, variazione inventata dal tale o dal tal'altro, per cui potete in un paio di mosse forse recuperare la posizione. Nel calcio naturalmente non è così. Quando ci si trova ad essere in svantaggio di 2 o 3 gol, non si possono più recuperare. L'altro esempio, io mi ricordo molto bene perché c'era a casa nostra un fisico che era però anche un comunista argentino e stavamo guardando la finale del 1978. L'Argentina la vinse contro l'Olanda, lui era molto dispiaciuto già che era convinto che tutto ciò avrebbe aiutato il regime dittatoriale dei generali. E io gli ho detto, ero un ragazzo, ho detto, sì è vero, però in fondo i regimi passano e il calcio resta. C'è qualche cosa che rimane naturalmente di più importante. In fondo non è stato un grandissimo cemento per quel regime la vittoria del 1978, c'è la vergogna del 6-0 di cui lui parla. Ricordo anche un bellissimo film che non è sul calcio ma di Sorrentino, L'uomo in più del 2001, se andatevelo a vedere perché secondo me è un film splendido. Il calcio è un pretesto e tutto, però è veramente gradevole. Mi piace anche quando parla male del VAR perché comunque parlo molto scettico sul VAR. Immaginatevi Bosco, rigore quando l'arbitro fischia rigore quando l'arbitro, dopo essere andato a vedere, dopo aver fatto quel gesto così, indica verso il centro del campo. Diciamo anche un capitolo sulla Juventus piuttosto apologetico, tant'è che mi ero convinto di certe bizzarre preferenze che il nostro autore anzi ha rigettato completamente. Si tratta di un capitolo in cui non viene affrontato una questione tutto sommato fondamentale del calcio nelle aree di lingua italiana: come mai appena una squadra riceve un favore arbitrale da circa 50 anni parte il coro da parte di tutti i tifosi: voi siete come la Juve. Effettivamente qualche cosa dovrà pur esserci, no? Non è un coro spontaneo che viene naturale e forse indica qualche cosa che va un po' al di là della mentalità complottistica, ma qualche cosa che ha una certa realtà. Comunque è un libro molto piacevole, mi è piaciuto leggerlo, è un libro di carattere intellettuale intorno al calcio, quindi potrei farlo la prossima volta quando questo vecchietto non mi vuole passare la gazzetta, tirerò fuori questo libro e dirò: guarda che il calcio può essere anche vissuto in maniera del tutto intellettuale, la prego di perdonarmi se do un'occhiata alla gazzetta. Grazie Marco. Allora io adesso colgo la palla al balzo perché si è parlato di Juve e si è parlato di Juve come la squadra che ha sempre che beneficia sempre di favori, e quindi c'è questa visione un mito complottistica, ecco, a favore della Juve. E addirittura nel libro si dice: l'orizzonte mentale anti-juventino che riguarda soprattutto napoletani e interisti è elementare. La Juve vince perché in un modo o nell'altro è aiutata a vincere dagli arbitri. Questa è un po' questa frase del libro che riassume la mentalità anti-juventina. Ci sarebbe un complotto per favorire la Juve e nello stesso capitolo sulla Juve poi si parla anche del VAR, che in teoria doveva smontare, ecco, questo complotto, ma come dice Gian Cristiano, la VAR, diciamo così, ha stimolato questi istinti tribunalizi del,
degli italiani. Ecco, su questo punto qua, sulla Juve, sulla più amata e la più odiata, cedo la parola a un momento. Ma intanto grazie ovviamente dell'invito. Intanto sono molto felice di incontrare un milanista che decostruisce, distruttura il mito di Arrigo Sacchi, ed è una cosa molto interessante, che addirittura usa come slogan il famoso slogan di Giampiero Boniperti, vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta, ed è tra l'altro uno degli slogan più male interpretati della storia, diciamo, di questo sport, perché il senso è esattamente che vincere non è importante, punto, nel senso che è uno sport, è un gioco, si può vincere, non si può vincere, ma è certamente l'unica cosa che conta, perché tu conti, e come sappiamo noi juventini contiamo 38 vittorie sul campo e non 36, come dicono i tribunali. Però prima di arrivare a questo, consentimi, Filippo, se è possibile, di dire due cose sul libro, sulle cose che sono state dette, perché sono state delle riflessioni molto interessanti. Io diciamo, mi associo al giudizio che avete dato entrambi del libro di Gian Cristiano Desiderio, perché è veramente, diciamo, una piacevole lettura, ed è veramente piacevole il racconto, perché è un racconto garbato, colto, certamente non urlato, davvero appassionato, che in alcuni casi, sotto questo punto di vista, anch'io ho avuto la sensazione del professor Bassani che lui fosse juventino. Per me i veri appassionati sono juventini, cioè non riesco veramente a capire molto la differenza tra il non appassionato e il non juventino. La tesi che ha spiegato bene anche nel primo intervento Gian Cristiano è quella, appunto, che il calcio non è solo un gioco, non è solo una metafora della vita, ma è la vita, e lui la racconta appunto in questo modo interessante, con questa dialettica, diciamo, sulle regole principali, basiche del gioco e sul significato che hanno, che appunto il controllo, quelli che lui chiama il controllo e l'abbandono. Su questo sono un po' in disaccordo con quello che dice Desiderio, e anche in parte con le cose dette da professor Bassani, perché è vero che nel calcio giocato il controllo è la cosa fondamentale. Faccio sempre l'esempio con un giocatore della Juventus attuale che si chiama Federico Bernardeschi, che potenzialmente è molto forte, ma è probabilmente il peggior calciatore italiano col primo controllo, e quindi sostanzialmente poi alla fine sbaglia tutto, perché se tu scontrolli male la palla, non la domini, non la signoreggi, come scrive Desiderio, è complicato poi riuscire a eccellere nel gioco. Sono meno convinto che l'abbandono, capisco quello che dice lui, è molto intrigante il ragionamento che fa, ma sono meno d'accordo sulla parte dell'abbandono, e che sulla parte che la seconda regola fondamentale del calcio è quella di passare, come diceva Cruyff. Anzi, lo considero probabilmente in contraddizione con lo spirito generale che lui spiega nel libro e che ha raccontato poco fa. Mi spiego meglio. Intanto ditelo a Cristiano Ronaldo, a Messi o a Maradona che la seconda regola del calcio è quella di passare la palla, che insomma è già un concetto abbastanza difficile da far passare. E appunto stiamo parlando dei tre probabilmente più grandi della storia di questo sport. Ma perché dico che è in contraddizione col ragionamento generale? Perché nella logica del calcio, che appunto tra l'altro veniva chiamato totale, no? Adesso per fare un altro riferimento ai totalitarismi che sono stati citati prima e sono ben raccontati nel libro, nella logica del calcio totale, di cui Cruyff, diciamo, è stato uno degli alfieri moderni, ci sta che il gioco è quella cosa lì, controllare la palla e passarla in uno schema totale o totalitario, diciamo, una visione totalitaria del gioco. E quindi io penso
al contrario, che quello non sia il vero gioco del calcio. Sono d'accordo sul fatto che sia un po', come dice Desiderio, più una cosa individualista che non può essere racchiusa dentro degli schemi, perché quello non è esattamente il calcio. E qui veniamo anche alle cose, diciamo, di Sarri o di Sacchi prima, e di allenatori che appunto considerano l'individualità e l'estro importanti dentro, diciamo, una complessa strategia sul campo, ma in realtà a prevalere il gioco di squadra, a prevalere sono gli schemi, a prevalere la fungibilità del calciatore rispetto a un altro. E questo è un grande mito, che per carità ha delle basi, perché è vero che il calcio, rimanendo all'epoca moderna dell'Olanda, di Michels, di Cruyff, di quegli straordinari calciatori che erano contemporaneamente terzini, attaccanti, centrocampisti, ali, era straordinario vederlo, soprattutto paragonato al tipo di calcio che si giocava allora. È vero che Arrigo Sacchi, per quante banalità dicesse e dica tuttora, e per il quanto poi alla fine aveva Van Basten che segnava, e Rijkaard e altri giocatori, Maldini, Baresi, altri giocatori straordinari, però è vero che quel calcio lì, quel modo di affrontare le partite totalizzante ha cambiato il modo di giocare questo sport, e l'ha cambiato probabilmente anche in meglio, ed era una cosa talmente totale, totalizzante, totalitaria in tutti, se volete, che arriva addirittura nella famosa partita dei mondiali del 94 negli Stati Uniti, quando Pagliuca viene espulso dopo pochi minuti all'inizio della partita, e cosa fa Sacchi? Toglie Roberto Baggio, cioè il più grande giocatore di quell'epoca. Roberto Baggio dice: ma questo è matto. Quella cosa era talmente così totale, totalizzante, totalitaria, che poi lo stesso Sacchi in realtà non è mai riuscito a sostenere il peso di questa enorme infrastruttura ideologica che aveva messo sul calcio. E appunto poi lui a un certo punto è stato costretto proprio ad abbandonare il suo lavoro, perché non ce la faceva. Il calcio secondo me non è quello, lo dico tra l'altro da juventino che ha adesso un allenatore che è su quella scia, che è su una scia di un calcio perfetto, super organizzato, lui dice addirittura simmetrico, con il problema di avere però una squadra asimmetrica, perché c'è Cristiano Ronaldo che è contemporaneamente il giocatore più forte del mondo, quello che segna più gol, eccetera, ma per lui è quasi un problema, perché non riesce a far muovere la squadra come se fossero i calciatori di una squadra, come se fossero le pedine su una tastiera. E quindi c'è un po' di contraddizione secondo me in questo, perché se il gioco se il calcio è ricevere la palla e darla, in realtà quella è l'organizzazione di squadra, il gioco plurale, ma qua in realtà non è così. Il calcio è il gol di Maradona che avete citato più volte, il calcio è il gol che io ovviamente non ho mai visto, e probabilmente non ha mai visto nessuno che non fosse presente allo stadio, nel bellissimo racconto che fa Desiderio, del calciatore austriaco che segna questo gol, tra l'altro segna anche contro la Germania poco prima dell'unificazione, o subito dopo l'unificazione forzosa operata dal regime nazista. Il calcio si ricorda per queste cose. Il calcio è Messi, che è il giocatore più individualista che ci sia, forse ancora di Cristiano Ronaldo. Quindi io questo non credo. Tra l'altro anche mentre sono d'accordo sulla parte dell'uso che i regimi totalitari fanno dello sport in generale, in particolare anche del calcio, però ricorderei al professore che in realtà non c'è solo la vittoria dell'Unione Sovietica, c'è la vittoria appunto dell'Italia due volte durante il regime fascista, una volta in Italia stessa e una volta in Francia, lo stesso caso dell'Argentina comunque
per quanto non abbia solidificato il regime, come giustamente dice, ha avuto questo ruolo. Per cui, insomma, il libro veramente ve lo consiglio perché, come dicevo, è colto, garbato, ha un approccio molto interessante, il racconto dell'allenatore Weise ungherese del Bologna, il grande squadrone che il mondo tremare fa, è toccante, così come quello del citato giocatore, il Mozart del calcio, il citato giocatore che si rifiuta di giocare per la Germania di Hitler. Venendo alla Juventus, io sono perfettamente d'accordo con quello che scrive Desiderio su questo, cioè l'idea che dietro ci sia sempre la Juventus è la storia più vecchia del mondo, sono i protocolli dei savi della Juve, sono tutte cose che peraltro vengono smentite dalla storia, per cui la Juventus viene cancellata a proposito di cancel culture, viene mandata in Serie B, torna dopo 2 anni e dopo 5 anni vince 9 scudetti consecutivi, cambiano le regole, mettono finalmente la moviola in campo, che è il trionfo del populismo, anche se però potrebbero anche fare che a un certo punto voti da casa se è rigore o no, per completare la cosa, ma la Juventus vince lo stesso, allora cambiano anche la valutazione oggettiva, come se fosse l'obbligatorietà dell'azione penale, per cui è l'obbligatorietà dell'azione di mano, per cui se la tocchi di mano anche per caso è rigore, e danno 6 milioni di rigore contro la Juve, la Juventus vince lo stesso, quindi è veramente i protocolli dei savi di Sion. Su questo, secondo me, io dico sempre che l'Italia è la Silicon Valley del populismo, perché tutti i populismi che abbiamo conosciuto nello secolo scorso, in questo, in Italia sono arrivati prima. È arrivato prima il totalitarismo, è arrivato prima il fascismo, il fenomeno Berlusconi, il fenomeno dei populisti, chiamiamoli di sinistra, anche se per me non sono di sinistra, i 5 Stelle, c'è stato il primo governo di populismi di sinistra e di destra, siamo l'unico paese al mondo che ha un governo populista per metà o per 3/4 e l'opposizione ancora più populista, con 2 anime, una più populista dell'altra. Quindi noi siamo la Silicon Valley del populismo, vengono sperimentate qui tutte le forme di populismo politico che abbiamo conosciuto. Il calcio italiano è la Silicon Valley della politica e della politica italiana, perché è vero che io faccio risalire l'ondata populista di adesso al 1993, alla stagione di Tangentopoli, alla stagione, o forse ancora prima, la primavera di Palermo, la rete, il sospetto e l'anticamera della verità, e tutte quelle cose che poi hanno portato alla fine della Prima Repubblica e all'arrivo di Berlusconi e poi tutto il resto. Ma già allora, appunto, si parlava appunto del gol di Turone e di tutte quelle cose lì, per cui la Juventus era sempre alla base di tutto. C'è stato però un passaggio che è stato quello, di Calciopoli, quindi nel 2006, direi, che secondo me ha portato all'unificazione delle due cose, cioè al populismo calcistico e al populismo, politico che in quel momento rinasceva. Ed è quello, appunto, di Calciopoli. In quel momento, appunto, tutte le cose che dicevo, gli Scardi che urlava la moviola in campo, così eccetera, era tutto confinato però, ed era anche divertente, era confinato dentro, il bar dello sport, no? Tutto quella cosa, arbitro cornuto, ci vuole la moviola in campo, eccetera, era, faceva parte dell'atmosfera legata al calcio, ma era confinato dentro il bar dello sport, virtuale, via etere o reale, dentro gli stadi, per cui le cose che dice il professore è vero, siete come la Juve, eccetera, eccetera. A un certo punto, con Calciopoli,
che è la più grande bufala, diciamo, degli ultimi anni, cioè negli ultimi anni no, perché gli ultimi anni ce ne sono molte più grandi ogni giorno, quindi diciamo prima di questa epoca così devastante per il dibattito pubblico, Calciopoli è stato il momento in cui questo dibattito da bar dello sport si è trasferito, sempre sul tema Juventus, eccetera, eccetera, in prima serata sui talk show, sui telegiornali. Cioè, si è usciti dal confine del bar dello sport, dove tutto era permesso ed è tutto era legittimo, ed è diventato una cosa seria. Per cui è stato quello il momento in cui sono arrivate le interrogazioni parlamentari citate anche da Desiderio nel libro, perché non si davano un rigore alla Juve o lo davano al Napoli e così via. Prima, negli altri tempi, nessuno si sognava di fare interrogazioni parlamentari su questo. A un certo punto c'è stata questa commistione del bar dello sport con diciamo, il dibattito pubblico, e il bar dello sport ovviamente ha preso il sopravvento in una logica diciamo simile a quella dei social attuale, anche se allora ancora i social non c'erano, per cui alla fine chi urla di più e chi la spara più grossa addirittura arriva a Palazzo Chigi o al Ministero o alla Farnesina, anziché essere considerato lo scemo del villaggio che dice stupidaggini. Per cui c'è questa cosa qui. Io sono talmente convinto che ci sia, diciamo, una sovrapposizione tra le teorie del complotto e l'attuale scenario politico, le teorie del complotto legate alla Juventus e l'attuale scenario politico. Chiudo ricordando una cosa molto divertente, che se non ricordo male era di Luciano De Crescenzo che raccontò che a un certo punto vide a Napoli per strada dei banchetti, sto parlando credo degli anni 80, metà degli anni 80, sì, ai tempi di Maradona, con la Juventus aveva appena vinto lo scudetto, e c'erano dei napoletani con dei banchetti per strada che raccoglievano le firme su un referendum per abolire la Juventus, per abrogare la Juventus. E allora De Crescenzo disse a questo tifoso napoletano: ma scusi, ma se a Torino o in altre parti d'Italia fanno un'iniziativa analoga e raccolgono le firme per abrogare il Napoli, lei come la mette? E la risposta del tifoso napoletano fu: dottor, no, quello è illegale, abolire Napoli è illegale. Cioè, sostanzialmente più o meno è questo il rapporto che c'è tra il tifoso e le vittorie della Juventus, ma a noi piace molto, ci piace tantissimo, noi juventini ci piace tantissimo. Io non uso mai un verbo che purtroppo anche questo dal calcio è diventato come dire un verbo abusato nella politica, che è quello del rosicare, però lo trovo orrendo come verbo, soprattutto se legato alla politica, però insomma a noi ci piace molto vedere i tifosi delle squadre avversarie che adesso dopo aver cambiato le regole, dopo averci mandato in Serie B, la viola in campo, i falli di mano, adesso stanno pensando, l'avete sentita, l'ultima è quella di per il prossimo campionato probabilmente vogliono cambiare il sistema di svolgimento del campionato, vogliono fare o due gironi o i playoff, ma esplicitamente detto per cercare di dare una maggiore discontinuità all'esito diciamo del campionato, quindi sostanzialmente a far perdere la Juventus. A noi ci piace molto vedere i tifosi avversari che rosicano. Grazie. Sono arrivate alcune domande, una su Zoom, due su Facebook, quindi io ve le leggerei, sono tre, quindi eventualmente ce le ripartiamo equamente una ciascuno. Io intanto le leggo, poi vediamo come distribuirle. Allora, con la prima Ivan Gigantelli chiede: come mai certe squadre che nel calcio non hanno mai vinto sono impresse nella memoria più di alcune vincenti? Ad esempio l'Olanda del 1974 e l'Ungheria del 54. Salvatore Bazzana invece chiede: ma il rapporto calcio e il vissuto degli individui fuori dei campi di gioco dov'è?
Infine, Umberto Fontana scrive: ma dopo i protocolli va eliminato il finanziamento alla FIGC da parte di determinare la parola di organizzazione ambientale in concorrenza e determina. Questa è un po' più. Su questo intervengo io. Non ho capito bene la domanda, però intervengo subito così. Poi io sono per abolire la federazione, stavo dicendo giovanile comunista italiana, no, la federazione gioco calcio, sono proprio per l'abolizione. Io credo che sia un ultimo, una cosa insomma di un'epoca statalista che secondo me va abrogata. Non ha alcun senso che ci sia la federazione gioco calcio gestita dallo Stato, nominata dal governo, per uno sport che è professionistico, che è privato, che i club sono società private. Il modello secondo me non può che essere quello della NBA, della NFL, di vere e proprie società. Del resto noi abbiamo questa cosa mista per cui si dice che è governato dal pubblico, però poi c'è la Lega Calcio formata dalle società ed è una via di mezzo che è sostanzialmente un vero freno a uno sviluppo ancora più globale, ancora più... Il calcio è un business, cioè non possiamo dimenticarci questo, non è una cosa amatoriale e quindi lo Stato non ha alcun ruolo, secondo me, non dovrebbe avere alcun ruolo nella gestione dei calendari e di tutto il resto. Grazie. Invece Giancristiano, perché alcune squadre sono più simpatiche anche se, cioè, vengono ricordate anche se non hanno vinto? Perché l'importante è giocare. L'importante è giocare. E se si gioca bene, il gioco viene ricordato. E oltretutto, come diceva Dimitrevich, esistono due tipi di squadre. C'è la squadra macchina e poi c'è la squadra organica. Se ci fate caso, le squadre più importanti, le squadre più belle da vedere, anche le squadre che hanno vinto di più, erano le squadre appunto organiche, cioè le squadre praticamente in cui il gioco è il frutto dell'amicizia dei giocatori. Quando i giocatori sono amici e sono affiatati e quindi si intendono a volo sostanzialmente e quindi non applicano degli schemi di gioco che sono delle astrazioni, effettivamente lì ci troviamo di fronte a delle grandissime squadre. Non a caso il grande Bologna, quello di Arpad Waits, era il frutto di una banda di amici. Il grande Torino erano amici. Lo stesso grande squadrone milanista di Arrigo Sacchi era il frutto di grandi giocatori che si ritrovavano quasi a memoria e che erano affiatati in questo gioco. Insomma, quando hai in squadra quei giocatori, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Maldini, Baresi, che tu voglia applicare gli schemi di Sacchi o che tu voglia giocare come il Como di Ottavio Bianchi, non cambia di molto. Però consentimi di ritornare su alcune cose che diceva Cristian Rocca. Partiamo dalla questione del bar sport. Al mio paese, tempo addietro, c'era un bar che aveva proprio come sua denominazione proprio questo, bar dello sport. E quindi le discussioni calcistiche, filosofiche, erotico-sentimentali, erano al bar dello sport. Quando il bar dello sport ha chiuso, è stato un dramma. Perché l'esistenza del bar dello sport fa sì che ci sia una delimitazione e quindi tu puoi identificare quelle che sono le discussioni, se le discussioni sono vere, false, ironiche, letterarie, scherzose, gravose. Quando invece il bar dello sport non c'è più
E quando il mondo diventa il bar dello sport, come è capitato al nostro paese, diciamo, negli ultimi 10-12 anni, con un prologo naturalmente, no? con un lungo prologo, ebbene, allora le cose diventano più complicate. E allora è necessario a quel punto prendere sul serio il gioco. È necessario prenderlo sul serio. È necessario schiarire il più possibile il concetto di gioco. Perché che cos'è un complotto alla fine? Che cos'è la teoria di un complotto? Che cos'è? È, se lo vogliamo dire in soldoni, è la supposizione da parte mia o da parte di non so chi, o da parte di un capo politico, da parte di un populista, o da parte di un frequentatore del basport, o da parte di tante persone, è la teoria in base alla quale io sono in possesso di una conoscenza superiore a voi ignota, che è capace di sciogliere tutti i nodi e tutti i problemi che sono sul campo, e addirittura anche quei problemi e quei contrasti che voi addirittura ignorate. Cioè, il complotto è una conoscenza superiore, è quasi una conoscenza per iniziati. La più grande teoria dei complotti è il marxismo, quando individua nella borghesia la falsa coscienza con cui la borghesia manipola il resto del mondo. Ecco, questa teoria complottista o complottarda è comunemente utilizzata nel calcio, e la Juventus è l'emblema della realizzazione di queste teorie. Tant'è che il VAR viene concepito in Italia proprio in base anti-juventina, ossia utilizziamo il VAR perché attraverso il VAR finalmente riusciamo a vedere ciò che purtroppo non riusciamo a vedere ad occhio nudo, non riusciamo a vedere bene perché gli arbitri in qualche modo sono viziati, sono vicini alla Juventus, e invece con il VAR io riesco ad essere che cosa? Riesco ad essere quell'occhio che è in grado di identificarsi con lo stesso gioco, e quindi sono una sorta di Dio, di Padre Eterno. Quindi sono la verità e sono anche il bene, la santità. Questo è quello che c'è in gioco in un complotto. Cioè, in gioco in un complotto c'è sostanzialmente un governo assoluto. Questo c'è. Se non che governo assoluto è una contraddizione in termini. Non può esistere un governo assoluto. Non c'è un governo assoluto. Se ci fosse un governo assoluto, non ci sarebbe vita libera. Se ci fosse un governo assoluto legittimo, le costituzioni le potremmo prendere, le potremmo buttare nel cestino, tutte quante. Questa è la cosa fondamentale. Perché ci rifiutiamo fino a un certo punto, purtroppo, e le persone che si oppongono con argomenti molto seri vengono addirittura dileggiate. Perché ci opponiamo allo stato di emergenza? Perché lo stato di emergenza teorizza questo, in fondo. Un governo assoluto, cioè ciò che non è umanamente possibile. Ecco che cosa c'è in gioco in una partita di calcio. C'è esattamente questo. Ecco perché mi permetterà Cristian Rocca, ma diciamo così che lo devo correggere, diciamo, ma le correzioni non mi piacciono. Prendiamo con beneficio di inventario il verbo. In realtà, controllo e abbandono è il tentativo di mostrare la manifestazione del gioco, ossia ciò che non è possibile possedere fino in fondo. Non è possibile possederlo fino in fondo. Se io effettivamente possedessi in me fino in fondo il gioco, non potrei più giocare. Se io possedessi fino in fondo la mia esistenza, non potrei più vivere. E invece il calcio ci mostra appunto questo. Controllo e abbandono. Il calcio totale, il calcio dell'Olanda, il calcio di Michels, il calcio di Cruyff, il calcio totale, non esiste.
non esiste. È una cosa che si dice, ma non si pensa realmente. Tant'è che è di difficilissima applicazione. Cioè, se tu hai quei grandi giocatori, il calcio totale lo puoi più o meno lo puoi praticare. Se hai Cruyff in campo, tu puoi praticare tutto quello che vuoi. Puoi praticare il pressing e puoi praticare il catenaccio. Non ci sono santi che tengono in questo. Ma invece il calcio totale, appunto, è una cosa che si dice, ma non si pensa realmente. Non è qualcosa di realizzabile. Così come il giocatore perfetto non è realizzabile. Sono tutti quanti concetti che si autocontraddicono. Perché il giocatore perfetto, che cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere la sintesi di tutti i migliori giocatori nelle diverse posizioni. Ma le posizioni del calcio sono tra di loro in contraddizione. Il portiere è il contrario del centravanti, il terzino è il contrario dell'ala sinistra. Sono tra di loro in contraddizione. Non li puoi mettere insieme. Ecco perché il giocatore perfetto non esiste, il gioco perfetto non esiste, è soltanto uno spettro della nostra mente. È quel piano a cui faceva riferimento prima Bassani, a cui faccio riferimento, ma in realtà non esiste. E quando si realizza, non è la conoscenza che si realizza, ma è l'abuso della conoscenza, cioè una forma di violenza. Allora il calcio cos'è? È alla greca, è katametron, cioè non è controllo assoluto, ma non può essere nemmeno abbandono assoluto, perché non posso possedere il pallone fino in fondo, ma non mi posso nemmeno far spossessare dal pallone fino in fondo, cioè non mi posso abbandonare totalmente. Non ci possiamo, anche nella vita, non mi posso abbandonare totalmente all'esistenza. Se mi abbandono totalmente all'esistenza, io come individuo sono destinato a dileguarmi, a scomparire nel tutto, nella natura. E quindi l'esistenza, il gioco, è katametron, cioè secondo misura, secondo proporzione. È il tentativo di volta in volta da mettere in gioco di creare delle belle forme. E quindi ha ragione, sì, Rocca, quando dice che è la grande bella punizione di Platini o è la grande bel gol di Van Basten o di Maradona. Cioè sono appunto delle creazioni d'arte all'interno di questo gioco di cui nessuno è il reale padrone, è il reale possessore. Non a caso quella bellezza calcistica ha qualcosa dell'arte, nel senso che è del tutto inutile, è del tutto inutile. Certo, c'è il tale gol che può essere utile ai fini del risultato, ma c'è anche il gol che è perfettamente inutile ai fini del risultato, eppure è tremendamente bello e tu lo rivedi. Perché rivediamo un gol? Perché lo rivediamo? Cioè, alla fine, quando il gol è stato realizzato, finita la cosa. Invece lo rivediamo. Ma perché? Esattamente come rivediamo, a volte, un'opera d'arte. Cioè, ci dice qualcosa. C'è una bellezza in sé, in questo, nel calcio. E forse i più grandi giocatori questo lo sanno per esperienza, lo sanno d'istinto. È vero quello che diceva prima Marco Bassani, puoi guardare il gioco del calcio senza conoscere tutte le regole, non solo, ma puoi anche giocare senza conoscere tutte le regole. Ancora il grande Shankly diceva, ma gli arbitri conoscono il regolamento, ma non conoscono il gioco. E questo è il punto. Il gioco è il concetto fondamentale, è l'esperienza fondamentale. È ciò in cui il VAR o la VAR non può entrare. Insomma, per dirlo in breve e per soffermarci un attimo su questa cosa della VAR, che ha anche elementi proprio di cronaca calcistica che sono assolutamente vitali, perché credo che il regolamento vada modificato, perché ormai si è capito che noi abbiamo un regolamento che è diventato anticalcistico per assecondare un populismo giustizialista in versione sportiva. Cioè il fatto che la palla che tocca la mano in area di rigore è sistematicamente subito rigore, è una sciocchezza, è una scemenza.
il fatto che il giocatore debba difendere con le mani dietro con le mani e le braccia dietro la schiena o attaccate al corpo è un'altra scemenza, perché il calcio è gioco danzato e le mani, le braccia servono ad equilibrare la danza. Non puoi danzare senza le braccia. E quindi la VAR è ottima, forse per la geometria, quindi per il fuorigioco, ma per il giudizio dell'arbitro sull'azione di gioco, la VAR non solo è vana, è inutile, ma è dannosa e controproducente, perché quel giudizio sarà comunque un giudizio arbitrale, con una differenza però, che mentre prima l'arbitro giudicava e sbagliava, adesso l'arbitro che giudica con la VAR ha la pretesa di neutralizzare l'errore, e quindi quel giudizio ritiene di essere una sorta di giudizio divino, ma in realtà non può essere mai un giudizio divino, è soltanto un giudizio arbitrale che vuole passare come giudizio divino. E siccome i giocatori questo lo sanno, tutto diventa inaccettabile, lo rifiutano questo, e quindi diventa inaccettabile non solo, ma l'atteggiamento dei giocatori può essere modificato, cioè i giocatori alla fine si autocensurano per non cadere in quella determinata fattispecie di azione. Ma questo significa snaturare, se mai fosse possibile, il gioco calcistico. Da questi spettri mentali bisogna uscire. Io faccio una proposta di legge: riapriamo in ogni paese italiano quei bellissimi e sacrosanti bar dello sport che c'erano una volta, che erano l'ultima espressione della grande storia della filosofia greca. Ritorniamo lì, apriamo i bar dello sport, confiniamo quella bellissima discussione lì, e quindi ci toglieremo dalla testa l'idea che i filosofi debbano per forza di cose diventare malamente dei sovrani. Teniamocela stretta la distinzione tra filosofi e sovrani, perché tutto si può dire, ma i sovrani di oggi non mi sembrano proprio dei filosofi, sono dei cattivi filosofi. Grazie, visto che abbiamo fatto 70 minuti di chiacchiere, direi di avviarci alla conclusione, quindi non so se Rocca e Bassani hanno anche loro un appello da fare. Allora, io volevo dire qualcosa perché sono stato scollegato. Marco, hai un appello da fare? No, un grosso appello. Io devo dire due cose perché sono stato un po' scollegato, ma mi sono ricollegato. Allora, rapidissimamente, volevo parlare di questa cultura del complotto, no? di cui stava parlando prima Rocca, lo vedeva molto collegato a questa idea un po' in cui la Juventus che andava avanti per favori arbitrali. La prima cosa che dico a tutti gli appassionati di calcio: guardate 100 anni di campionati italiani, andate a vedere quante volte la Juventus poteva vincere il campionato nelle ultime 5 giornate e quante volte l'ha perso. Una sola volta, grazie a un'autentica ingiustizia arbitraria, però, perché aveva avuto tali e tanti favori che se fosse stata rimandata sarebbe successa l'invenzione all'Italia. La cosa che io sono sempre stato molto sulle questioni, il complotto, addirittura ricordo un po' di anni fa, proprio quando iniziava questa cultura complottistica, ci avevo fatto una conferenza con altri, uno arrivava: ma professore, lei non crede ai complotti? E gli ho detto immediatamente: come non credo ai complotti? Io professionalmente ne studio uno, si chiama democrazia. Esistono dei partiti che chiedono il vostro voto per fare determinate cose, lo ottengono e poi fanno quello che vogliono, ma è un complotto abbastanza alla luce del sole. Nel corso del tempo mi sono convinto che francamente forse questa mentalità complottistica non nasca dal nulla. Cioè, noi nel bar dello sport parlavamo di certe cose sulla Juventus, poi ci sarà stata Moggiopoli, però ricordo che Moggi ha parlato 16 volte con l'arbitro prima di Juventus-Milan e poi l'arbitro ha negato due rigori a Shevchenko nel 2004, se lo ricordano in molti della nostra generazione. Naturalmente non accadde nulla perché la Juve e Milan erano molto amici e Galliani disse: no, ma ci poteva stare, poteva...
tutti i rigori della Juve diceva, tutti i rigori della Juve dicevano ci poteva stare, tutti i rigori non dati contro la Juve dicevano ci poteva stare. Poi si è scoperto che alcuni commentatori televisivi erano addirittura pagati dalla Juventus per dire queste cose. Comunque non c'era poi dire che Modiopoli era falso con gli arbitri, per la precisione. Non c'è nessuna telefonata di Modiopoli. Sono 16 intercettazioni in quella giornata stessa. Quindi noi dicevamo delle cose al bar dello sport. Al bar dello sport, poi uscivamo, poi ti mando tutte le intercettazioni e sono tutte pubbliche ormai. Oltre, no, la cosa che diceva Moggi, se mai, diciamo, sono gli interisti che non dovrebbero parlare, perché Moggi ha detto, io facevo tutto questo per difendermi dal Milan. L'Inter arrivava 20 punti indietro, non si capisse cosa potesse centrare in questa vicenda. Per cui Moggi ha proprio detto chiaramente, io mi difendevo dal Milan. Quindi parlavo con gli arbitri solo per difendersi da un enorme potere che secondo lui era quello del Milan. Del tutto legittimo, ma questa è la spiegazione ufficiale di Moggi. Lo dico a chi dice che Moggiopoli non esiste. Quindi noi nel bar dello sport dicevamo delle cose particolari, poi abbiamo sentito una serie di intercettazioni che potevano essere interpretate da noi persone ingenue come qualcosa molto di più del bar dello sport. Palamara ai giudici. Noi abbiamo sempre detto che la giustizia aveva delle finalità politiche. Poi abbiamo sentito delle intercettazioni in cui dice no, ma adesso bastoniamo questi, fanno però e così via. Il 5 Stelle, che non riconoscono l'unico paese, un movimento non indifferente come potenza in questo paese in quel momento, non riconoscono uno degli unici governi, non riconosce Guaidó. Qualcuno dice, porca miseria, ma saranno veramente... Ecco. Dal bel sembra che ci siano delle prove sotto quel filo inconfutabile. Ora io dico, è vero, non è il caso di credere ai complotti, però poi quando ti arrivano costantemente avanti al naso, forse qualche potrebbe anche dire su questi sull'esistenza o la non esistenza di questi complotti. So, ci sono state delle una serie come la chiamano, cioè una sentenza che si parla di sudditanza. Che dare ragione a Rocca, quello che manca è il sinallagma, non c'è nessun punto in cui si capisce perché accadesse tutto ciò, no? Perché avevano paura della Juventus, ma la Juve in quel momento non è che fosse particolarmente più potente di altre squadre italiane a guardarlo da lontano, però questa paura ce l'hanno spesso sempre avuta gli arbitri. Io ricordo un comico che non fa particolarmente ridere né allora né mai, però all'interno di una trasmissione televisiva sul calcio vi erano molti arbitri e lui disse, a parte gli arbitri, qui chi è della Juve? A tutta in fondo abbastanza, non l'hanno mai più chiamato per anni e anni, come Grillo quando disse, fece la famosa battuta in televisione sulla Cina, il viaggio in Cina di Craxi e Martelli, e Martelli che dice a Craxi, ma se qui sono tutti socialisti a chi rubano? E scomparve dalla televisione pubblica. Quindi effettivamente aveva una certa potenza anche nei confronti di quelle che erano, ora ci sono anche una serie di giornalisti che erano molto popolari, oggi non ci sono più, non è il caso di nominarli, però diciamo che la Juventus non parlava solo con gli arbitri, ce n'era uno che non aveva mai preso soldi dalla Juventus ed è scomparso, si chiama Maurizio Pistocchi, questa cosa la sanno tutti in Italia, cioè io non ho capito, professore, lei ha detto che i giornalisti prendono soldi dalla Juventus. No, non ho detto questo, non ho detto questo. No, ha detto questo. Pistocchi è l'unico che non ha preso soldi alla Juventus. No, ce n'era uno particolarmente inviso alla Juventus, uno particolarmente inviso alla Juventus. Sta correggendo, bene. Bene. Quello è una cosa che sanno tutti in Italia, è inutile che lei... No, lei ha detto ha preso soldi dalla Juventus, perché è l'unico che non ha preso soldi dalla Juventus. Non sono pochi, vabbè. Coloro i quali avevano addirittura, dico, uno è particolarmente inviso alla Juventus, invece scompare. Quindi dal punto di vista anche... Quindi non i soldi solo non c'entrano, i soldi non c'entrano. No, infatti manca il sinallagma in tutto questo, effettivamente Moggi non ha pagato arbitri, questo è evidente, questa è la cosa chiara, no? Che in tutti, mancava la pistola fumante, questo è chiaro, se no la Juventus sarebbe scomparsa.
dopo quelle intercettazioni, ma mancavano, non si capiva perché lo facessero. Questo ancora oggi potrebbe essere oggetto di molte analisi e molte discussioni, però il numero delle telefonate c'è, esiste, ci sono tantissime. Non è vero, guardi professore, guardi, questa è una grande bufala. Lei dice che sono cose che ho letto sui giornali ma che non sono vere, può darsi. No, io ho studiato bene le carte, allora intanto... A parte che il ragionamento mi sembra un po' quello del tipo, se è in galera qualcosa deve pure aver non credo fatto. Di aver mai fatto questo ragionamento, ha detto questo, se tutti se la prendono con la Juve... Non ho detto sono in galera, non ho detto minimamente, no. Vabbè, questo comunque, e tra l'altro una cosa divertente che ha citato giustamente il caso, diciamo, di Calciopoli, Omogiopoli o come lo si vuol chiamare, e Palamara, e Palamara peraltro era uno dei giudici di Calciopoli, uno dei PM di Calciopoli, questo per completare, in una perfetta sincronia delle cose. Era tutta una roba folle, non c'è alcun dubbio. Comunque le dico questo, è perché come ho detto, non ci sono telefonate di Moggi con gli arbitri, non ce n'è nemmeno una. Quindi tant'è vero che a un certo punto... Le SIM telefoniche svizzere agli arbitri. Ecco, vede che lì è la contraddizione. Quindi dal fatto che telefonava, ci sono telefonate, 14 telefonate, si presume che siccome lui aveva delle SIM... e che forse distribuiva, lui dice di no, ma altri dicono di sì, che forse distribuiva agli albi, si presume che ci sono le telefonate. Quindi è una cosa, diciamo, controfattuale, non ci sono le telefonate, perché le telefonate non ci sono. C'erano delle telefonate, le primissime telefonate di cui si è parlato, su cui è partita la cosa, erano relative a partite amichevoli precedenti il campionato, dove assolutamente era legittimo farlo. In una prima fase era previsto dai regolamenti che i dirigenti, giusto o sbagliato che fosse, ma era previsto dai regolamenti che i dirigenti potessero parlare con i designatori, che erano Pairetto e l'altro adesso non mi ricordo, e poi hanno cambiato pure questa cosa per l'anno successivo, quindi non è, quindi stiamo parlando di cose che non sono esistite, stiamo parlando di telefonate durante partite amichevoli, stiamo parlando di presunte telefonate perché c'era un giro di schede, peraltro anche di altre squadre, e senza nessuna intercettazione. Tutte le cose che sappiamo sono tutte cose riferite, compreso il famoso caso della chiusura nello spogliatoio dell'arbitro Paparesta dopo Regina Juventus, una partita peraltro persa per due errori arbitrali dalla Juventus contro la Regina, dove Moggi si vantava perché faceva il buffone in quel modo lì, che anche lei ha più o meno raccontato, diceva a un giornalista, Tony Damascelli del giornale, e quello lì sono andato, mi ha sentito, e poi l'ho chiuso dentro lo spogliatoio e buttato la chiave. Quindi era una sbruffonata, una cosa che non è mai successa. Tra l'altro, chiudo, perché sennò poi facciamo veramente il bar dello sport, non è vero che c'è una... ma infatti sono d'accordo con Desiderio. Secondo me i corpi intermedi, i partiti, i sindacati, la famiglia, cioè tutte cose che mancano, manca anche secondo me il bar dello sport. Ma la cosa della sudditanza psicologica non è, anche questa, non è in nessuna sentenza, anzi la sudditanza psicologica è una espressione che è stata coniata nei confronti di Italo Allodi quando era il DS dell'Inter negli anni 70. Quindi diciamo c'è molta confusione, diciamo così, su quella vicenda. Però sono d'accordo con Desiderio, diciamo che secondo me il mio desiderio, come il suo, è quello di che si riaprano i bar dello sport, perché almeno questo diventa divertente, non diventa invece modo di... nel VAR che è profondamente malato, ed è il gesto dell'arbitro in cui lui va a vedere questo gesto qua, che ti dà il senso di qualche cosa che, come dire, adesso arriva il giudizio divino. Effettivamente c'è qualche cosa, ha ragione. Cioè, vabbè, ma prendiamoci anche questo errore, era fuori gioco. L'Inter ha vinto una Champions con tre errori clamorosi che nessuno ha mai visto a quel livello e a quei livelli. E se la sono presa, e vabbè, era 50 anni che non la vincevano, così è andata, per carità. Io sono stato molto dispiaciuto da milanista di tutto ciò, però non si può dire nulla, e a livelli alti in Europa sono stati tre errori, l'avrebbero fatta uscire tre volte, non avrebbe potuto dire.
Sono cose che accadono e la Juventus ha vinto quello scudetto col Milan per via di un gol, non gol, che è entrato però di 35 centimetri, no? Quindi lo sa. Però tutto sommato sono cose che sono sempre accadute. Io le avrei accettate, in fondo lì bastava mettere un chip dentro, no? Dentro come poi accaduto. No, che adesso c'è. Il gol, messo, non gol, cosa... quello viene accettato da tutti, ha superato. Per esempio, in quella stessa partita, il gol annullato a Matri, che era in regolare, questo, il chip non l'avrebbe, perché tutti ricordano il gol di Montani, ma c'era un gol preso, di, però di qualunque juventino sa che se il Milan fosse andato a più 7, gli finiva tutto, però non è cose che vanno avanti, lo stesso in pareggio. Gli interisti parlano ancora di un rigore del 1998 col quale non avrebbero vinto, non avrebbero superato la Juve, non sarebbero andati oltre, no? Quindi ognuno ha le sue comunque io invece ho un atteggiamento diverso, perché lei giustamente ricordava il caso dello scudetto che Juventus ha perso per quella vicenda lì a Perugia del sì, una, io invece acqua completa ovunque. Io sinceramente quello io evidentemente ho un altro atteggiamento rispetto al calcio. Io non penso che quello sia stato uno scudetto che sia stato sottratto alla Juventus, perché giocavano in quell'acquitrinio sia quelli del Perugia sia quelli della Juve. Poi era giusto probabilmente non giocare, tutto quello che vuoi, ma non è... Collina ha detto che se per l'avesse questo interrotto sarebbe scoppiata una rivoluzione. Sì, ma Collina una volta... favori arbitrali, certo, nei confronti della Juve nelle volta, giornate precedenti. No, ma Collina un'altra volta in un Inter-Juventus dove al 95esimo l'Inter ha segnato con gol di Toldo, il portiere, facendo tre falli sul portiere della Juventus Buffon, mi ricordo che Giampiero Mughini su Mediaset disse Collina si è comportato da ministro dell'interno, perché se avesse annullato quel gol che era solo annullare, certo, succedeva la c'è rivoluzione. Molta politica. Però per esempio io dico che sportivamente, al di là di quella cosa lì dell'acquitrinio di Perugia, la Juventus in realtà quello scudetto l'ha perso perché non a 5 giornate dalla fine, ma a 6 giornate dalla fine, in casa ha ospitato la Lazio e la Lazio ha battuto la Juventus 2-1 sul campo, sì, sì, e quindi meritava di perdere. Perfettamente, certo. No, ma quindi io chiuderei, se siete d'accordo, io chiuderei, nel senso direi due cose. Allora, che continuiamo nel bar dello sport che aprirà Gian Cristiano questa discussione. Con questa discussione devo dire che abbiamo dimostrato che il calcio è una cosa seria e che ha torto chi dice che è solamente un gioco. E come ultima cosa, oltre a ringraziare tutti voi per la bella discussione, faccio vedere nuovamente la copertina del libro, perché è un libro che merita di essere letto. Quindi grazie mille a tutti e buona serata. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie.